Quindi che vieni a Terni e ti diamo il benvenuto noi di Visioni in Musica. Sai di essere l'unica donna presente in cartellone quest'anno? Sì, sì, ho visto, è una grossa responsabilità. Ti stupisce? Sei abituata? No, non mi stupisce. In realtà, insomma, c'è sempre molto più... non voglio parlare di maschilismo, però nel senso ci sono molti più esponenti maschili, insomma, in generale nella musica, soprattutto nel jazz forse. Però insomma, mi fa piacere di essere qui a rappresentare, insomma, quella quota rosa, e spero, insomma, di esserne all'altezza. Sicuramente. Le donne però si caratterizzano quasi sempre per essere assolutamente più inclini alle trasformazioni, e tu, insomma, ne sei un buon esempio. Effettivamente. Dal funky dei Di Rotta su Cuba, vuoi un po' farci... Ho avuto delle varie visioni, parafrasando insomma il titolo della rassegna. Beh, un viaggio, un percorso. Io non mi sono mai posta limiti, quindi nel momento in cui ho cominciato a fare musica, prima di tutto ovviamente ho cercato di fare quello che era più a me congeniale, e diciamo che poi Di Rotta su Cuba sono state forse l'esperimento meglio riuscito, e che mi ha dato anche tante soddisfazioni e mi ha inserito veramente in questo mondo, ed è diventato un mestiere per me, perché insomma ovviamente prima ero una studentessa, facevo altro, e da quel giorno sono diventata insomma poi una cantante professionista. Poi nel momento in cui ho lasciato Di Rotta su Cuba ho voluto sperimentare, perché a un certo punto mi sono sentita un po' in gabbia comunque di uno stile, di un genere, di un modo di cantare che sì, ovviamente mi appartiene ancora, probabilmente mi apparterrà, perché probabilmente ci sarà una riunione di Di Rotta prossimamente. Bene. Però avevo voglia di sperimentare, avevo voglia di provare a conoscere la mia voce in un modo anche più approfondito, di dargli la possibilità quantomeno di esprimersi attraverso generi diversi e anche dei territori appunto musicali in cui potessi trovare una ricchezza maggiore nella mia voce.
probabilmente non so se sarei riuscita ad affrontare una nuova sfida, diciamo così, una nuova avventura nel jazz, la prima avventura nel jazz. Avventura. Stasera ci presenti infatti Spreading Love, che è il tuo primo album jazz. Album jazz, che poi è un jazz contaminato, dove c'è un po' tutta la musica che mi piace e che ci piace, cioè, quindi c'è jazz, c'è la fusion, c'è un po' di funky, musica brasiliana, quindi è un viaggio attraverso vari mondi musicali e parla un po' di tutti noi. Tutto è partito da inizialmente da un tributo a Duke Ellington, avevamo insomma, raccolto vari brani di Duke Ellington e riarrangiati, e quindi c'è, così è partita, diciamo, la storia di Simona Bencini con l'MG Quartet. Poi da lì abbiamo cominciato anche a scrivere delle cose nostre, e tutto era, diciamo, finalizzato a suonare dal vivo fondamentalmente, non avevamo pensato di fare un disco. Poi ogni volta che tornavo a casa mi riascoltavo il materiale, mi piaceva talmente tanto e qui bisogna, ma pubblichiamolo, perché mi piaceva molto. E allora ho fatto insomma un po' di telefonate e siamo arrivati a Gegé, il grande Gegé che stimiamo moltissimo e che avevo conosciuto tanto tempo fa, e lui insomma si è come dire sorpreso di sentirmi in questa nuova veste, insomma lui mi aveva conosciuto con i Di Rotta e quindi ci ha preso nella sua family e ci ha pubblicato l'album, e quindi da lì quasi un anno che è uscito. Presentato al Blue Note di Milano l'anno scorso, e da lì è stato un bellissimo viaggio, perché veramente sono quelle cose che nascono senza nessun tipo di progettualità, ma che la fai perché hai voglia di farla, no? E quindi non c'è nessun tipo di aspettativa, non c'è nessun tipo di pressione, sai quelle robe di cui ti parlavo prima? No, niente. Quindi è stato bellissimo, cioè io non, già il fatto di essere insomma all'interno di queste rassegne così belle, in posti così belli, dove viene gente che paga un biglietto per ascoltare musica da vivo, cioè è fantastico, era da tempo che io non provavo delle sensazioni così, e facendo una musica che non deve insomma seguire mode o appunto dettami commerciali, chi se ne frega. Quindi questa è una cosa, è una bella conquista che penso di aver fatto e che mi voglio tenere ben stretta. Lasciamo col brano che dà il titolo al nostro album, Spreading Love. A noi è arrivato tantissimo del vostro amore, spero che anche il nostro vi sia arrivato. Grazie. Once I fell on an endless night, my eyes were blind, only foggy light. How could you rescue me? How could you set me free? Deep in my soul I discovered words, inside my harmony answered when it was time to fly away, it was time to live again. So wanna get the best I can. Wanna get the best I can. And I'ma sail it through my dreams,
looking through all the past of me, tasting the juice of life. I don't wanna waste more time. So, walking through all my greater things, through the beauty of what I need from me, changing my sense of life. Oh, Mario Rodríguez.